quasi perfetta che ci racconta di quanto è difficile investire su questo strumento. Allora, come comune, e lo stanno facendo tante città, stiamo ragionando sull'agenzia sociale che verrà lanciata quest'anno, in modo da entrare direttamente come pubblico in un mercato che oggi appunto è esclusivo dei privati, cioè quello della locazione, per fare in modo di calmierare il costo degli affitti in città. Come cambiare la governance? Le amministrazioni non possono da sole regolare il diritto ad abitare in città e platee come queste lo fanno ben vedere. Allora abbiamo creato un osservatorio metropolitano sul sistema abitativo per analizzare con un'assemblea pubblica sulla casa insieme a tutti i soggetti il mercato della casa, come sta cambiando, come possiamo rispondere. Alcuni bandi li abbiamo costruiti in base alle sollecitazioni che ci arrivavano dai collettivi per il diritto all'abitare, dai sindacati, in modo da correggere alcune storture del sistema. Penso per esempio a persone con background migratorio che arrivano in città e per la legge regionale devono aspettare alcuni anni di avere la residenza maturata per poter accedere alle case popolari. Questo è un grande tema di iniquità nel nostro paese. Le condizioni per accedere a una casa popolare non sono le stesse in tutta Italia. Questo già ci raccontano di quanto ci siano disuguaglianze su questo in tutto il nostro paese. Vi invito già alla prossima assemblea pubblica del nostro osservatorio metropolitano. Un rappresentante, ne abbiamo già parlato, di questo consesso del Social Forum verrà a portare la piattaforma risultato di questi giorni di elaborazione all'inizio della nostra assemblea pubblica, a cui vi invito, 17 e 18 maggio prossimi. La sperimentazione sull'autorecupero. C'è tantissimo attivismo su questo da parte degli organizzatori di queste giornate, che ringrazio. A Bologna stiamo lavorando già per individuare gli oggetti su cui sperimentare forme di autorecupero nei prossimi mesi e nei prossimi anni in questa città, per fare in modo che Bologna torni ad essere anche motore di innovazione, un laboratorio sul diritto alla casa per tutta Italia. Infine, la modifica degli strumenti regolatori per appunto il tema degli affitti brevi. Da pochissimo è passata un'osservazione nel nostro piano urbanistico generale per modificare il nostro regolamento edilizio, anche questa nata dal basso, con pensiero urbano, per fare in modo di inserire una nuova sottocategoria per prevedere che se un'abitazione viene messa ad uso turistico ci sia proprio un cambio di destinazione d'uso. Siamo già al lavoro con altri assessori e assessore alla casa per capire, in mancanza di una legge nazionale che ci permetterebbe di regolare il numero degli appartamenti che sono sulle piattaforme, e con alta tensione abitativa stiamo lavorando molto su questo, che cosa nel frattempo possono fare le amministrazioni comunque per cercare di aggredire il fenomeno. Questo tema dell'alleanza fra gli assessori e assessori alla casa e delle amministrazioni, secondo me, è un inedito importante. Lo dico anche se siamo in un consesso di movimento, di associazioni, di collettivi, perché almeno c'è un inizio di cambio di consapevolezza da parte di alcune amministrazioni locali, soprattutto, guarda caso, città ad alta tensione abitativa, che hanno prodotto una piattaforma e l'hanno consegnata al governo per il famoso piano casa del ministro Salvini, di cui appunto ancora non abbiamo contezza, se non che potrebbe esserci qualche condono, qualche speculazione privata, sicuramente nessun fondo per la casa, anzi una certezza, il taglio al fondo morosità incolpevole e il taglio del fondo contributo affitti, fondi che invece questo comune ha rifinanziato. Noi abbiamo fatto una proposta come assessore e assessore alla casa su diversi punti, una legge quadro sulla regolamentazione dell'ERP, perché appunto ci sono criteri diversi in ogni regione, una legge con misure per le persone senza dimora, strutturate per quel tipo di esigenza così presente nel nostro paese, la legge appunto nazionale di regolazione degli affitti brevi turistici con alta tensione abitativa. Siamo stati anche in Senato a presentare quel disegno di legge che sosteniamo come amministrazioni. Un tema fondamentale, l'assegnazione gratuita ai comuni di aree statali o di immobili statali, in modo che ci possiamo fare politiche abitative. Un comune ogni tanto può permettersi di comprare un ex scalo ferroviario, di comprare una caserma, ma non dovrebbe essere così. Ci sono vuoti urbani nelle nostre città, ex INPS, INPDAP, li conosciamo tutti, intere aree della città che dovrebbero essere date ai comuni, regalate ai comuni con dei fondi appositi per poterle trasformare in studentati pubblici,
in operazioni appunto atte a garantire il diritto alla casa nella nostra città. Questo è un piccolo riassunto di quanto è stato conquistato, soprattutto da chi si mobilitava in questa stanza, perché le amministrazioni non cambiano vento senza un movimento dal basso che le chiami a farlo. E allora, secondo me, però, è anche forse un esempio di cosa si può fare insieme per fare in modo di produrre uno scarto e di dare attuazione a quella piattaforma che state costruendo, che è così fondamentale, di cui continuerete a discutere in questi importantissimi due giorni. Io penso ci sia bisogno di un'alleanza, e penso ci sia bisogno di un'alleanza transnazionale, perché questo problema è un problema globale che preme però in modo veramente forte sulle amministrazioni locali, sulle città, sulle situazioni e le comunità locali. Sappiamo che entro il 2050 l'85% della popolazione europea abiterà nelle città. Bologna è una di quelle città che sta crescendo, come anche altre città. Allora dobbiamo già ragionare su come fare in modo di garantire ulteriori possibilità di diritto all'abitare. E io quindi penso che dobbiamo uscire da questa giornata, e credo che la vostra piattaforma, il consesso che avete messo insieme, possa darci le condizioni di farlo, pensando insieme, come ci inviti a fare, e costruendo un'alleanza transnazionale contro due cose. Innanzitutto il fatto che il diritto alla casa sia regolato dal mercato privato. Intere decenni di sentenze delle corti costituzionali dicono che il diritto alla casa è un diritto che è generale interesse e dovere della collettività garantire. Nessuna persona senza casa, nessuna casa senza persone, ci insegnano i movimenti. In secondo luogo, un'alleanza contro qualunque livello di governo che non riconosca priorità assoluta al diritto all'abitare. E per fare questo, per fare in modo che davvero ci sia uno scarto, io penso davvero sia necessario muoverci insieme. Certo ci sono momenti di conflitto, certo a volte, no, quando si è anticiclici ci sono quei momenti di contraddizione in cui ancora non si è raggiunto l'obiettivo definitivo, no, nel momento di inversione di tendenza. Però c'è qualcosa di troppo più forte di noi, c'è qualcosa che cerca di negare in tutto il globo che il diritto all'abitare sia qualcosa di primario, di fondamentale, di garantire a tutte e tutti e di riconoscere quello che è un diritto universale. Allora il nostro dovere in questo è invece di allearci e costruire insieme una risposta collettiva per cambiare lo scenario che ci vede coinvolti. E quindi spero di poterlo fare insieme a voi.